Stanley Jordan al Festival Man, your first time in Naples maybe, e your first time in a museum so old, so romantic. What are you feeling now? I love to look at pictures of the old sculptures and the old art. I love to look in books and online, but there's nothing like the experience of actually seeing it for real. This is amazing. See, what the feeling for people who came from America, come here and see this great statue, this culture so old compared to, I mean, also your music, you know, jazz. I mean, this is could be the heart of the future, the music. What do you think? Yeah, it's amazing for me, you know, because where I come from, we don't have this kind of old culture. And I mean, this was old even when my country was created. This was already old. So, you know, it's a good feeling to know, just to get a sense of the history of things and the sense of the time scale of things. I don't quite have the words for it, but it's a kind of an edification. It's in my spirit, I feel a sense of calmness because I realize that this world has been going on for a long time. And so maybe a lot of the worries and the fears that I might have about the situation today, I feel a little bit less worried because I know that the world is ancient and it's going to continue. This is what we call classic art, you know, Greece, Roman. What is the classical music for you? I mean, you play also recent music, Beatles music or Mozart music. What is classical music for you? Well, I like the European classical music, which, you know, most of what we understand of European classical music goes back maybe 300 or 400 years. But I also like to go back to the Renaissance and the medieval period. I remember when I first heard some of the Gregorian chants, for example, I found that music, it stirred my soul and it reminded me a lot of the sort of meditative music that I listened to from the jazz side. Because jazz is a very open music and it has influences from all over. And even from ancient Indian music, going back, the Indian ragas, that tradition goes back 5,000 years. And that was also influencing jazz music. So when I first heard the authentic Indian music, it reminded me of some of the things that I got from jazz. So I do feel that my background in jazz has opened my mind and it's sort of prepared me for a lot of the older music. Beh, è un format nuovo che abbiamo voluto costruire all'interno di un museo. D'altra parte l'etimo museo rimanda al regno delle muse. Le muse sono patrocinatrici di tante arti e la musica ha la stessa dignità della pittura e della scultura. Ecco che quindi oggi abbiamo la seconda anteprima e dal 19 al 25 di aprile avremo lo snodarsi di una serie interessantissima di iniziative che spaziano dall'arte alla letteratura, alla musica, agli opinionisti. E vogliamo che questo museo sia sempre più vivo, vogliamo che sia sempre più fruito da tantissime e diverse categorie di utenti, dai giovani alle persone che hanno requisiti di studio più affini ai musei, e quindi una casa di tutti dove l'arte, anzi le arti, vengono proprio ad accogliere il visitatore. Allora, come direttore artistico sono veramente contento di aver potuto realizzare anche questa anteprima così speciale. Ospitare un musicista del livello di Stanley Jordan, che per la prima volta tra l'altro viene a Napoli e per la prima volta si esibisce in un museo così antico, così classico, anche questo contrasto tra la sua chitarra elettrica e la storia che il museo porta con sé è bellissimo. Quindi siamo contentissimi perché per noi è anche un po' un test, 15-20 giorni prima dell'inizio della grande settimana intensissima dal 19 al 25, quindi per noi è anche importante provare sul campo quello che sarà la risposta non tanto del pubblico, perché siamo convinti che il programma che abbiamo messo in piedi è assolutamente alla portata di tutti e anzi devo dire che si sta rivelando molto molto accattivante per tutte le fasce di età, ma più che altro anche dal punto di vista tecnico. Noi ci abbiamo progettato un festival in un ambiente unico al mondo, con delle caratteristiche particolari, con delle fragilità
qualità particolari, quindi dobbiamo stare molto attenti. Credo che oggi, che con questa anteprima, riusciamo anche a metterci un po' alla prova. So che i tecnici lavorano tantissimo, poi dal 19 invece sarà un continuo, dalla mattina alla sera, e inizieremo tutti i giorni attorno alle 10-10.30 per chiudersi poi dopo, addirittura in notturna. Quindi non sto a dilungarmi sul programma, però già questo vi dà il senso di quello che è il Festival Man, ovvero veramente quello che ha detto anche Stanley Jordan, l'apertura della cultura classica che insegna e dialoga con il mondo, cioè queste non sono opere fini a se stessi che vanno solo ammirate, ma ci devono insegnare, devono dialogare con il Novecento e con il XXI secolo, dove siamo già noi.